Beni da visitare. Beni da visitare già Barbagia. Abbiamo conosciuto Ignazio, è venuto da noi perché è un giovane che tosava già i fobici, aveva iniziato con le macchinette piccole e voleva imparare. La squadra è composta sempre da 12-14 tosatori, di cui siamo 10-12 sardi. Un amico spagnolo viene a darmi una mano, mi aiuta qualche amico della Nuova Zelanda e qualche francese. Io sono tosatore, tutti i family e tosatori anche. Buongiorno, già. A me è duro su lui. Come lui veramente sembrava tanto interessato, gli abbiamo detto, lo sai, tosare qui solo 2 mesi all'anno, non puoi imparare veramente questo mestiere, devi uscire dalla Sardegna. Ho iniziato a tosare, avevo circa 9-10 anni, e la prima pecora l'ho tosata a Forbici, ed ero a fianco a mio babbo, e mi ha dato un paio di forbici, allora mi ha detto dai, io avevo voglia di provare perché vedevo tutti gli altri, la gente grande tosando. Se n'è andato a Nuova Zelanda, se n'è andato, certo gli piaceva. È lì che si impara veramente questo mestiere. L'unica preoccupazione era che non sapesse la lingua. Ai, 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 ai. Ieri mattina entro al bar, prendo il giornale, stavo facendo colazione. Come stavo facendo colazione ho detto, adesso provo a guardare l'oroscopo. Guardo l'oroscopo, Vergine, impegnarsi di più sul lavoro. Madonna! Oggi è una giornata un po' pesantina, 6 andiamo a fare un gregge di 1200-1300. Gli altri 4 vanno a fare un gregge di 6-700 e poi altri 4 vanno a fare un altro gregge di sempre circa 600. Allora, su per là! Non mette per dire a parlare! Come ti sì. No, non me l'allargo. Veramente viaggiare con un mestiere in mano così che rende abbastanza è ottimo. E anche vedi, non è come un turista, non è che stai viaggiando e vedi solo le alberghi, le cose. No, là stai con la gente che veramente che vivono sì, sul posto, gente di campagna. Tendini. Le pecore vengono tosate per ben 2 motivi. Il primo è per liberarla del manto, dalla lana, nel tempo caldo, e poi anche perché qua in Sardegna ci sono delle erbacce, delle spine che vanno a conficcarsi nella lana. Poi dalla lana vanno sulla pelle e creano dei disagi alla pecora, giustamente. La prima volta che ho provato a tosare una pecora era subito la sera che ho comprato la macchinetta, mi sono messo a tosare una pecora, mi sembrava così tanto facile quando ho visto a loro tosare, mi metto e era un casino, non sono riuscito a far niente.
Chi tosa taglia è normale, perché non ho mai conosciuto un tosatore che non taglia una pecora tosando. Poi c'è modo e modo di tagliare. C'è quello che taglia un po' di più, poi dipende anche dalle pecore. Soprattutto quando le pecore sono magre, allora bisogna andare un po' più piano. Si diventa professionisti quando uno tosa almeno 5-6 mesi all'anno e tosa almeno sui 30.000 pecore all'anno. E diventa veramente un tosatore quando cambia tante regioni, tante nazioni, da Francia, Spagna, Nuova Zelanda, a Italia, e differenti pecore, che gli dà un modo di imparare di più, di apprendere di più su tutte le pecore. E un professionista diventa quando ha superato le 200.000 pecore. E dunque ho fatto la stagione nelle Pirenee, nel verso Perpignan, nelle Pirenee vicino al mare Mediterraneo. Ho fatto 2 mesi, era stanco a un punto. E pensavo già a fare un mestiere di questo, eppure lo sapevo che ero stanco come mai ero stato prima, però... Uno quando ha superato, penso, 40 anni, poi questo mestiere sarà meglio cambiare. Perché è pesante, è un lavoro tanto pesante, con la testa tutto il giorno bassa. Allora, mali qua, mali quasi tutti, schiena, non solo schiena, la gamba, ginocchio. La differenza tra forbice e macchinetta è che a macchinetta uno tosa di più. Quando non toso accudisco i miei animali, le mie mucche, i miei maiali, e poi quando parto a tosare ci pensa mio papà ad accudire le bestie. Sai che le dico io? Gli dico, cercati una ragazza, sposa, che stai meglio. Tosare è un lavoraccio, è per quello che tanti giovani non hanno voglia di imparare questo mestiere. E dopo tutto arrivano tutti questi ragazzi francesi e Nuova Zelanda per svolgere questo lavoro qua in Sardegna. Io toso perché è un lavoro che mi piace tosare. C'è una cosa da sapere, che questo mestiere è un po' una vita di marinaio. Siamo sempre, marinaio nel senso che siamo sempre fuori di casa, non è che abbiamo una moglie dappertutto. Però il fatto è così che ho fallito il mio primo matrimonio, perché ero sempre fuori casa. Ho avuto una bambina, adesso sono molto più vicino a lei che prima, perché ero sempre viaggiando, perché ho fatto un paio d'anni a lavorare, 10 mesi, e non lavoravo mai vicino a casa, ero sempre sulle strade. E non voglio perdere il secondo, per quello che mi fermo adesso, piano piano. Cosa pretendi poi da un tosatore con la testa più bassa del culo tutto il giorno, che la sera vai a cercare donne?